è successo, lo abbiamo raccontato, lo avete raccontato, il sindaco, l'onorevole Ottaviano ed altri che hanno dato una testimonianza della fatica che questo paese ha fatto per conquistare la libertà di informazione. Perché di questo stiamo parlando e questo stiamo celebrando. Se non c'erano le battaglie, senza le battaglie dell'emittenza locale, che sono stati i pionieri, questo paese avrebbe avuto una democrazia incompiuta. L'abbiamo realizzata nel 28 luglio del 1976 con una importante sentenza della Corte Costituzionale. Fino a quell'epoca noi eravamo nati molto prima, ma fino a quell'epoca noi eravamo praticamente perseguiti giornalmente dai pretori di tutta Italia perché Certo. ci consideravano dei Fuori legge. banditi dell'informazione. Perché noi avevamo capito che questo paese mancava qualcosa nel periodo post-fascista, e cioè delle voci libere del territorio. Mancava questo pezzo della democrazia. L'avevano scritto nella Costituzione, ma mancava la voce del territorio. E oggi questa voce del territorio la dobbiamo strettamente tenercela e difenderla, perché c'è una tendenza, ecco quello che sta succedendo attualmente, c'è una tendenza, così come è nata con grande fatica, adesso con molta facilità a far sparire centinaia e centinaia di emittenti locali, di questa testimonianza bellissima di questo paese che non ha nessuno al mondo. Nessun paese democratico occidentale esiste una democrazia fatta così capillare come la nostra. La vogliono distruggere. Dobbiamo chiedere perché. Perché ormai va di moda da qualche decennio la tendenza ad accentrare tutto. Hanno accentrato l'economia, stanno accentrando la politica, hanno accentrato il commercio, hanno accentrato tutti i poteri. Le banche, le finanziarie adesso vogliono accentrare l'ultimo baluardo che c'è di collegamento col territorio, anche l'informazione. Io dico che l'informazione non è possibile accentrarla, altrimenti avremo una dittatura. Ma è la realtà di quello che sta succedendo in questi giorni, non l'altro ieri. Adesso, mentre parlo, ci sono emittenti che stanno chiudendo perché c'è questa volontà politica che poi. Il rapporto con la politica non è più quello di una volta che diceva l'onorevole. Il rapporto della politica di oggi è un rapporto tra l'emittenza locale e con la politica, è di odio-amore, ma è più di odio che di amore. Per la politica noi siamo benvoluti e amati quando ci sono campagne elettorali, siamo odiati il giorno dopo, perché noi siamo l'opposizione vera del paese, la voce libera che diceva il sindaco. Quando al sindaco, noi dobbiamo ringraziare, questo è il punto, che di questo discorso noi i sindaci ci hanno sostenuto e sono gli unici, è l'unica struttura, quella comunale, che ancora ci sostiene perché se veniamo a mancare noi, se viene a mancare Telesirio, verrà a mancare una voce in cui il sindaco non dovrà, sarà costretto ad andare sulle grandi reti o sulle reti regionali, non c'è spazio. Perché anche i sindaci e tutta la struttura del territorio, compresi i comuni, va verso l'accentramento. Questo è un altro dato. Quindi questa è una tendenza che si può discutere nel bene e nel male, e non è oggetto di questa discussione, di questo momento di discuterne. Ottaviano Gentile è un associato storico e ha fatto la storia anche della nostra associazione, della REA. Che la REA è stata fondata formalmente nel 1998 e Telesirio è un associato fondatore, ma in realtà poi ha ereditato altri tipi di organizzazione che noi avevamo fatto prima, ha ereditato la SRE, Studio Roma Elettronica, eccetera. Noi abbiamo come Telesirio 40 anni circa anche come organizzazione di battaglie.